Allora, sia cosa interessante. Siamo arrivati, però non vorrei pronunciare il nome di questo Buddha in maniera errata. Siamo arrivati finalmente in questo posto importante per gran parte del buddismo thailandese, il Prabhuta Chinarat, ovvero quel tempio lì, quel tempio che contiene l'immagine di Buddha, la statua di Buddha, a detta dei thailandesi, più bella di questo paese, non di questo paese ma dell'intero regno della Thailandia. Sinceramente me lo aspettavo tutto il tempio di dimensioni maggiori, anche se è molto bello decorato come al solito in oro. Ancora non siamo entrati e sono molto curioso di vedere questa statua. Comunque, io, come stavo dicendo, me l'aspettavo di dimensioni un po' più grandi questo tempio importante, però questo è quello che è e noi ce lo vediamo con una cosa. Anche questo Buddha che vedete all'interno è stato formato, probabilmente creato in bronzo intorno al 1350 dopo Cristo. In bronzo, ma rifinito in oro, in lamine d'oro. Togliamo le scarpe o sandali, come al solito, per entrare nel tempio. Queste ragazze credo si stanno coprendo le gambe perché per rispetto alla sacralità del posto. Sembra che sì, c'è anche un piccolo segnale che avverte i visitatori di entrare, per quanto riguarda donne soprattutto, coprendo le gambe. Ora mi domando, ma io uomo devo anche ricoprirmi? Non lo so, non chiederò. Proprio come San Pietro in Roma. Bisogna coprirsi le spalle e le gambe. Non in questo caso per l'uomo, io mi sono dovuto togliere il berretto. Il posto sembra silenzioso, ma veramente rispetto in misura, l'aspettavo veramente decisamente più grande, molto oreggiante. Tantissimi devoti, questo è un giorno qualunque, in un orario qualunque, e il tempo sembra essere abbastanza decisivo per rispetto del posto che ci si tanta. Sampo, ahunayo.
Nam River a Pilsenburg. E quello che sentite sono ancora i canti in sanscrito del che provengono dal tempio dove si trova il Buddha più bello della Thailandia. Passeggiando sulla riva di questo fiume abbiamo finalmente incontrato il famoso albero dove sembra sia nato il Buddha. La leggenda racconta che la mamma del Buddha, andando in visita a trovare i genitori, adesso non ricordo se andando a trovarli o ritornando da questa visita, a un certo punto si è sentita pronta per il parto e per sorreggersi sembra si sia appoggiata ad uno di questi rami e da lì, da quel momento in poi, il Buddha sembra essere stato partorito. L'albero si chiama Sala Tree ed è caratterizzato da questi famosi fiori che, a differenza dei comuni fiori che crescono sugli alberi, questi derivano direttamente dal tronco basso, da questi piccoli questi rami che sono direttamente attaccati, che provengono praticamente dal tronco basso dell'albero. E questi sono i famosi fiori che sembrano assomigliare un po' anche ai fiori carnivori, molto belli, vero? Eccoli qua. E finalmente abbiamo trovato questo famoso albero che io cercavo da tantissimo tempo e che non avevo mai visto. Dovevamo arrivare fino a Pilsenburg per trovarlo. รอไปรักไม่คอยท่าอยากกูร้องให้กล้องโลกา